Questo ricchissimo programma della vostra 35esima mostra del libro di Borgo Ricco. Abbiamo il piacere di presentarvi la professoressa Maristella Mazzocca con un libro intitolato Dall'Europa del mito all'Europa di Dante, un imprevedibile passato. Definirlo saggio secondo me sarebbe riduttivo, nel senso che è un saggio, è una sorta di romanzo dell'Europa, potremmo dire, della storia dell'Europa, proprio dal mito fino a Dante, visto che ricorreva l'anniversario dantesco, e può essere anche definito un libro di piacevolissime letture di storie di personaggi, più o meno storici o mitici per l'appunto, che sono ben 23, uomini e donne, tutti con il loro carattere e tutti tratteggiati e delineati in modo molto piacevole, molto semplice, ma altrettanto profondo. Vi daremo solo degli esempi relativi a 6-7 personaggi, naturalmente stralciati. Sentirete lo stile fluido, piacevole, accattivante di questa autrice e al contempo noterete come non ci sia nulla di banalmente inventato, di esagerato, ma tutto sia suffragato dallo studio, dalla consuetudine con i classici, dalla consuetudine con la storia e con la letteratura. Ringrazio Livia di queste parole più che gentili e forse immeritate e ringrazio anch'io tutti i presenti per averci dato modo di presentare il libro all'interno di questo delizioso teatro che è ovvero Bijou e che è dovuto ad un nome illustre della tradizione dell'architettura italiana che è Aldo Rossi, di cui la città penso che debba molto meritatamente andare orgogliosa. E poi ringrazio gli amici che hanno gentilmente acconsentito a dare voce ai personaggi di questo libro. Allora, il libro è un viaggio che attraversa 2000 anni di storia e 3 civiltà, la latina, la greca e la cristiana, dalle quali è nata la nostra. È un viaggio, quindi, di dove inizia? Inizia da un mito, il vero mito fondativo dell'Europa, il mito di Europa. Europa era una fanciulla, per chi non ricordasse il mito, era una fanciulla che fu rapita da Zeus su una spiaggia fenicia e poi condotta a nozze nell'isola di Creta. Di lì, da quel connubio, da quell'unione, nacquero la civiltà minoica e poi nacque la civiltà greca. E fu quella fanciulla a dare il nome all'Europa, perché la fanciulla si chiamava appunto Europa ed Europa nella terra dei Fenici significava terra dove tramonta il sole. Occidente insomma, anche Occidente vuol dire terra dove tramonta il sole, deriva dalla radice latina anziché da quella greca, ma il significato è esattamente lo stesso. Ed è a partire da quel mito che Oriente e Occidente diventarono due concetti diversi e presero ad indicare due diversi percorsi di cultura e di civiltà. È a partire da quel momento che Occidente e Oriente si riconobbero rispettivamente, reciprocamente, per tali. E poi se un viaggio come finisce? Finisce con Dante Alighieri. Perché? Perché Dante Alighieri fu il primo autore nella storia della letteratura, non solo italiana, a capire che quelle 3 civiltà non erano, come qualcuno, anzi più di qualcuno, supponeva al suo tempo, non erano civiltà antitetiche, antagoniste, ma erano al contrario civiltà complementari. Civiltà complementari da cui summa sarebbe stata la cultura, per l'appunto, europea. Ed è significativo il fatto che un autore come Dante Alighieri, il quale fu poco considerato, anche misconosciuto durante le età antecedenti all'Ottocento, e poi fu scoperto all'Ottocento,
sul far dell'Ottocento con romanticismo, però ebbe il suo momento di gloria, il momento in cui veramente fu capito, in cui veramente diventò il padre di una nuova Europa, fu nel momento più tragico della storia europea, e cioè il momento successivo alla Seconda Guerra Mondiale. L'Europa era un cumulo di rovine, le città non erano che macerie, ma gli spiriti più avvertiti dell'epoca, da Beckett a Eliot, a Primo Levi, a molti altri, sentirono che le macerie più profonde non erano quelle delle città, che pure erano sotto gli occhi di tutti, ma erano quelle morali, perché pareva che ormai niente più si potesse credere, a partire dall'uomo, come poteva l'uomo, queste entità per cui abbiamo sempre avuto ammirazione, rispetto, venerazione, come poteva l'uomo aver creato questa tragedia che era l'Europa sotto gli occhi di tutti? Bene, fu allora che tutti guardarono a Dante. Perché? Perché Dante ci insegna, prima di tutto e soprattutto, che cosa vuol dire essere uomini. L'idea di uomo che era così in crisi trovava proprio nell'opera di Dante il proprio aspetto più fedele, e insegnava anche Dante il valore della libertà. La libertà che non è un regalo, ci dice Dante, non è neppure un privilegio, è un impegno, è una conquista che va meritata ogni giorno. E queste sono le due ragioni fondamentali, insieme a molte altre ovviamente, che per cui Dante fu sentito dagli spiriti della seconda metà del Novecento, dagli spiriti più avvertiti, come il padre dell'Europa. Poi è un viaggio, e nel corso del viaggio naturalmente ci sono molti incontri. Bene, leggendo questo viaggio si incontrano molti personaggi, 23 per la precisione, che sono i personaggi più disparati, ognuno dei quali però ha regalato alla nostra civiltà un valore, un'idea, un qualcosa che noi ce ne accorgiamo o meno è diventato nostro. Quindi il libro è una serie di ritratti, come diceva molto giustamente Livia, non è un saggio, è una galleria di ritratti, e ogni ritratto fa fuoco su un tempo, un'idea, un valore che in qualche modo è diventato nostro, che ce ne accorgiamo o meno, che lo sappiamo o meno. Ora, perché voi che state ascoltando, che avete avuto la gentilezza di essere qui stasera, poteste avere un'idea di entrambi i registri secondo cui si può leggere questo libro, che si può leggere come un ritratto così del DNA culturale, intellettuale, morale dell'Europa, oppure si può leggere semplicemente come detta destro del giorno, a seconda dell'umore della giornata, scegliendo un personaggio, un altro ancora, ecco. Perché poteste avere un'idea di entrambi i registri, abbiamo pensato di fare così. Abbiamo nucleato con gli amici del Teatro degli Inesistenti un tema e abbiamo deciso di declinarlo attraversando le tre civiltà. Il tema a cui abbiamo pensato è l'universale che ci sia, l'amore, perché credo che non ci sia essere umano al mondo che non abbia provato il bisogno di amare o di essere amato, e la felicità di amare e di essere amato. E abbiamo deciso di cominciare dal filosofo, il quale ci ha dato la prima definizione concettuale dell'amore. Il filosofo è Socrate, al quale dobbiamo una cosa immensa, secondo me. Penso che sia capitato a tutti, di fronte, quando abbiamo avuto davanti qualcuno di verboso, qualcuno che mena il can per l'aia, che parla e non si capisce dove vada a finire, è capitato a tutti di dire un po' spazientito: sì, vabbè, ma insomma, il concetto qual è? Ecco, quest'idea che quando si vuole andare all'essenza delle cose, bisogna andare al concetto delle cose, che il concetto sia l'essenza delle cose, la cosa che conta. Ecco, questo ce l'ha insegnato Socrate. Sono sicura che non ci pensiamo, non ci riflettiamo, ma l'abbiamo detto tutti. E dobbiamo a Socrate questa consapevolezza, che non è poco, è uno dei pilastri della cultura occidentale. Nell'Atene del suo tempo Socrate era quasi una marchetta, in realtà, un personaggio bislacco,
quasi un bighellone, che trascorreva le sue giornate, la quasi totalità delle sue giornate, intervistando i suoi concittadini. Intervistando i suoi concittadini su cosa? Sugli argomenti più disparati, ma erano sempre grandi argomenti: l'amore, il dolore, il piacere, la morte, la vita. Dove? Comunque. Socrate frequentava tutti i posti dove, si direbbe oggi, ci si può assembrare, e non ne aveva paura per lui. Potevano essere i teatri, siamo stanchi, Potevano essere i teatri, potevano essere le palestre, potevano essere le vie, poteva essere il mercato, l'agorà vociante di persone, dove ce n'erano un sacco di persone, perfino le case di piacere, ovunque. E gli bastava un nulla per suscitare una conversazione, un'intervista che era una conversazione. E le conversazioni di Socrate avevano questo di particolare, che non arrivavano mai a una definizione univoca del concetto. Non si usciva da una conversazione con Socrate pensando, beh, questa cosa è così. Si usciva dalla conversazione di Socrate pensando, la cosa può essere vista da più di un punto di vista. Ecco, era un filosofo e quindi non tendeva a dare verità preconfezionate, preferiva problematizzare. Oggi si direbbe allenare il senso critico dei suoi concittadini. Però come andò a finire? Andò a finire che questo filosofo, che era il più disinteressato uomo del mondo e anche il più religioso uomo del mondo, tanto religioso da pensare che agli dèi non si potesse dare un Dio perché erano troppo più in alto di noi per poterli nominare. Ecco, questo filosofo così disinteressato finì per irritare. Chi? Finì per irritare i professionisti della verità, che c'erano allora e c'erano anche oggi. Chi sono i professionisti della verità? Beh, tutte quelle persone che sono convinte di avere la verità in tasca, e quindi gli intellettuali a vario genere, gli scienziati, gli intellettuali a vario titolo, gli scienziati a vario titolo, i politici a vario titolo, soprattutto questi, perché ogni politico, anche nell'Atene di allora, aveva la sua idea politica da pubblicizzare, da vendere, se vogliamo banalizzare all'estremo. E si sentivano spiazzati da questo strano filosofo, la cui conclusione costante era il suo motto, il so di non sapere. Oggi sapere di non sapere passa per la saggezza delle saggezze, ma allora era un'invenzione fresca fresca, era solo di Socrate. E conquistava, cioè questa persuasione di Socrate, di sapere e di non sapere, conquistava soprattutto i giovani e quindi infastidiva. La faccio breve, finì che lo mandarono a morte, con un processo che è quasi una, no, non è quasi una barzelletta, lui ci rimise le pene, fu mandato a morte, ma un processo inscenato di proposito, ecco. Un processo inscenato di proposito per toglierlo di mezzo. Lui ci mise del suo, fece tutto quello che poteva per irritare i giudici, nel senso che non si difese proprio, continuò a ribadire le sue ragioni. Il risultato fu che non fu mandato a morte. Però a questo filosofo, che era il più religioso degli uomini e fu mandato a morte per impietà, ed era il più disinteressato uomo del mondo e fu mandato a morte per corruzione dei giovani, ecco, a quest'uomo dobbiamo una meravigliosa, veramente meravigliosa definizione dell'amore. Una definizione dell'amore a cui tutta la cultura occidentale, compresi noi, è ancora debitrice. Quale sia questa definizione dell'amore, ve la legge adesso Stefano. Sì, chiaro, evidente. Sì. A cercare la verità, come diceva lui, bastava un'anima aperta e la cordialità bonaria di una conversazione nata per tutti. Qualsiasi luogo poteva andare bene. Ne nascevano conversazioni immemorabili che gli amici ricordavano, anche a distanza d'anni, con devozione e meraviglia.
una in particolare, quella svoltasi in casa di Agatone, il tragediografo che aveva vinto, era il 416, il più ambito dei premi letterari. Nella sua splendida casa quella sera, gli amici erano tutti a tavola per festeggiare l'evento. Tra i rivieri dei coppieri e le musiche dei flautisti, qualcuno aveva proposto un gioco, un'improvvisazione a tema sui più imprevedibili degli dèi, Eros, il dio dell'amore. Erano intervenuti in molti, da Fedro a Erissimaco, ad Aristofane. Socrate ascoltava assorto, come spesso gli accadeva, senza dar segno di voler parlare. C'era voluta tutta l'effettuosa pressione del padrone di casa per spingerlo a prendere la parola. E poi così, quasi per caso, era scattato uno di quei momenti in cui la proverbiale rozzezza di Socrate appariva ad un tratto cancellata e come riassunta nella luce del pensiero in cui si avvertiva prepotente la nota di una personalità eccezionale, con un colpo d'ala che trasferiva il particolare nel cielo dell'universale, era risalito dagli amori all'amore, alla sua natura delicata e randagia, figlia del desiderio e del bisogno, e perciò proterva, caparbia e scalda, ma dominata tuttavia da un'ansia di immortalità che vive nel cuore di tutto ciò che è generazione, e perciò creazione e costruzione. Perché l'amore, aveva detto, è tensione, slancio, forma che raccoglie, nel segno di un'unità misteriosa, tutti gli elementi che formano una civiltà, le leggi, le istituzioni, la poesia. Tutte le grandi creazioni dello spirito che durano immortali e vincono la morte perché sono per l'umanità ciò che i figli sono per ognuno di noi, il nostro individualissimo germoglio di eternità. Quando fu denunciato per impietà e corruzione dei giovani, a protestare la propria innocenza si limitò a disporre i fatti, cioè le ragioni della sua filosofia, la quale non era stata se non un incessante investigare, ponendo a tutti, e prima di tutto a se stesso, una sola domanda. In greco sono due monosillabi appena, tis, di. Tradotto suona cos'è, cosa vuol dire? È la domanda più semplice del mondo, ma anche la più decisiva quando si vuole andare all'essenziale delle cose. Per Socrate era semplicemente il bene, a cui si sentiva chiamato dalla voce imperiosa del suo Dio senza nome e senza altare. Era anche il cuore della sua filosofia, che non poteva né essere né empia né arrogante, se anzi approdava la consapevolezza religiosa come nessuna, che nessun uomo è sapiente, perché la sapienza non appartiene che agli dèi, o a quell'inarrivabile perfezione in cui i nomi delle divinità non sono che simboli. L'amore, il nostro personale germoglio di eternità, pensateci, ha ragione, perché da tutto nasce dall'amore, tutte le grandi passioni, quelli per le persone, quelli per le idee, quelli per le cose, la passione dello scienziato per la scienza è amore, la passione di una l'amore di una madre per il figlio è amore, la passione del poeta è amore. La passione del legislatore è amore, tutte le grandi creazioni dello spirito nascono dall'amore, questo ci ha detto Socrate. Poi abbiamo scelto un altro personaggio che è Antigone. Antigone è la protagonista di una trilogia di tragedie che Eschilo dedicò è una saga in cui i protagonisti sono Antigone, sua moglie Giocasta, sua madre Giocasta e il marito di Giocasta Edipo, da cui il famoso complesso di Edipo. Ora, è significativo il fatto che questa tragedia nella trilogia è l'ultima, però nella realtà dei fatti fu composta per prima
È strano, no? Che una tragedia composta per prima diventi l'ultima di una trilogia. Evidentemente l'autore sentiva che il personaggio decisivo, quello più importante che dava là a tutto, era Antigone. Allora, chi è Antigone? A definirla in termini come d'oggi è una teenager, una ragazzina, può avere 16-17 anni al massimo, ma all'età, all'epoca, siamo nel V secolo avanti Cristo, si maturava in fretta. E a questa tenera età, non ha, all'età in cui secondo Leopardi, lungo alla speranza il corso è breve, niente, non mi ricordo il verso, scusatemi. All'età in cui secondo Leopardi si hanno in cuore più speranze che ricordi, ma per Antigone è viceversa, è una ragazzina ma il cuore ha solo ricordi. Ha perso tutto e tutti, ha perso i genitori entrambi in circostanze che definire tragiche sarebbe un soave eufemismo. Ha perso i due fratelli, Eteocle e Polinice, si sono ammazzati l'un l'altro nel corso di una guerra fratricida. Per il trono della città che è rimasto vacante dopo la morte del padre. Le ragioni di superficie direbbero che dei due fratelli, uno è l'aggressore e l'altro è l'aggredito, nel senso che uno regnava e l'altro ha aggredito la città su cui regnava. Ragioni più profonde ci direbbero che l'uno era un usurpatore e l'altro era il monarca di diritto, ma insomma non vale la pena di perdersi in quisquiglie di diritto. Meglio tenere il punto di vista di Antigone. Il punto di vista di Antigone è questo: ha perso due fratelli, due ragazzi nel fior degli anni. E il suo cuore non sa scegliere, per lei non c'è una ragione, un torto, ci sono due esseri umani, due fratelli che non ci sono più. E a ciò si aggiunge una complicazione, e la complicazione è il fatto che il tiranno della città decreta che dei due fratelli, quello che ha formalmente, ripeto formalmente perché torti e ragioni sono complessi, quello che formalmente ha difeso la città merita la sepoltura. Quello che l'ha aggredita formalmente non la merita. La questione non è di poco conto, perché la tomba nel mondo antico non è quel che è per noi. Per noi una tomba è un posto dove, per dirla con Foscolo, si va a colloquiare con l'amico estinto, dove ritroviamo gli esseri amati, ristabiliamo un filo di affetti, di ricordi, di memorie, un dialogo con l'essere amato e perduto. Nel mondo antico invece le cose stanno diversamente. Nel mondo antico si credeva che chi fosse stato, non avesse avuto sepoltura, non avrebbe avuto diritto alla pace dei campi Elisi, là di là classico, cioè l'anima avrebbe dovuto vagare in eterno sulla soglia dei campi Elisi senza mai poterci entrare. Quindi sarebbe morto due volte, una volta nell'al di là, una volta nell'al di qua. E questo Antigone non lo accetta, perché non lo sente giusto. E quindi notte e tempo va, lava, in una scena perché di una tragedia, di una commozione irripetibili, lava il corpo del fratello insanguinato e gli dà sepoltura. Naturalmente viene sorpresa dalle guardie della città che la prendono, la portano da Tirano, da Creonte, e Creonte la condanna a morte. Ecco, Antigone affronta la morte con la stessa sublime innocenza con cui l'affronta Socrate, perché tutti e due sono convinti di avere difeso una ragione che è più alta della propria vita. Per Antigone l'amore per i fratelli non è solo un affetto, è qualcosa di più, è una scelta categoriale. Antigone sente che le leggi del cuore e della coscienza contano più delle leggi della città o della politica, e sente anche che c'è qualcosa che è più alto della giustizia. Voi mi direte: cosa c'è di più alto della giustizia? La pietà, lo dice anche Shakespeare. Evidentemente ci sono zone dello spirito in cui i grandi si incontrano, e quindi sente che c'è qualcosa che vale più della giustizia, che è la pietà, e per questo, convinta ad essere nel giusto, affronta la morte con la stessa sublime innocenza di Socrate,
convinta ad essere nel giusto e convinta che la vita non valga la pena di essere vissuta se non si crede in qualcosa che supera noi stessi, in un principio trascendente, di cui la sua morte sarà la testimonianza. Adesso, gli ultimi istanti di Antigone, ve li legge Enrico. Antigone, quando le guardie di Creonte l'avevano scoperta, non aveva fatto nulla per nascondersi o fuggire. Non sapeva né voleva mentire. Erano bastate poche domande per appurare la verità, che era stata ancora una volta solo la verità dei fatti. Creonte non ne aveva fatto paura, non l'aveva neppure intimidita, solo si era sorpresa a pensare che non l'aveva mai trovato così ottuso, così incapace di capire che la verità dei fatti non è che una parte di una verità più ampia. L'aveva trattata con l'arroganza dei prepotenti, che non sopportano d'essere contraddetti, tanto meno da una donna. Aveva accampato ragioni che a lei erano sembrate meschine, tagliate sul giro angusto dell'opportunità politica del momento. Lei invece non si era mai sentita figlia di suo padre quanto allora. Da lui aveva imparato che al fondo di una vita poche cose restano, forse una sola, ed è quanto abbiamo saputo amare. L'aveva capito con dolorosa chiarezza, proprio ascoltando senza capirne le ragioni di Creonte. Lui si appellava alle leggi della città e della ragion di Stato, cioè del tempo e della storia. Ma che cos'erano mai la storia e il tempo se non una spirale disumana di risentimento e d'odio? Per lei contavano solo le leggi senza tempo che gli dèi hanno scritto nel cuore degli uomini, l'amore e la pietà che è figlia dell'amore. A Creonte l'aveva detto con disarmata sincerità di chi non ha altro se non la coscienza di se stesso. Non per condividere l'odio sono nata, ma l'amore. La risposta era stata un ghigno carico di orgoglio offeso, lo sguardo tagliente, le labbra strette, la voce ridotta a un sibilo. Il tiranno aveva impartito alle guardie un ordine secco. La prigioniera sarebbe stata murata viva in una delle grotte del Citerone. Con un po' di cibo, perché ad ucciderla fosse una morte naturale, non una condanna di cui declinava con ipocrisia brutale ogni responsabilità. Adesso il cibo era lì, depositato ai suoi piedi, ma Antigone non lo vedeva. Era di ben altro cibo che aveva bisogno. Osservava la lama di luce che filtrava incerta dalla fessura tra il masso e l'imboccatura della grotta e pensava che non avrebbe visto più il sole alzarsi e trionfare nell'azzurro intatto del cielo. Non avrebbe conosciuto l'amore, la tenerezza di una voce di bimbo, la dolcezza di un affetto ricambiato. Nulla, nulla. Sentì le sue certezze vacillare nel buio umido di quella grotta
che già somigliava al freddo dell'Ade. Ma fu solo un attimo. Poi lo sguardo si riempì di volti, Edipo, Giocasta, Polinice e Teocle, tutti come erano stati prima che iniziasse quella terribile saga, prima che il destino se li portasse via ad uno ad uno. Sorridevano, purificati, le braccia tese in un gesto d'amore. Lei sentì improvvisa una pace immensa dilagarle il cuore. Non aveva tradito, questo solo contava. Loro sapevano, gli dèi sapevano e chiamavano dal loro regno in cui tutto è giustizia e pace. Antigone non sentiva più il freddo né la fame. Un velo lieve le cingeva le spalle magre. Lo tolse come si toglie un ingombro inutile. Poi lo avvolse intorno al collo con gesto lieve di fanciulla che si abbiglia per le nozze. Loro chiamavano ancora. Bastò stringere il velo e li raggiunse. Abbiamo finito con il mondo classico, abbiamo finito con le letture, passiamo al mondo latino. Nel mondo latino l'amore cambia natura, c'è una metamorfosi. Avete sentito che l'amore per Socrate e per Antigone è un principio, non è più che un sentimento, è un principio, una scelta categoriale. Nel mondo latino l'amore diventa qualcosa di più simile a ciò che è anche per noi, un sentimento, una relazione, una storia, per usare un termine molto moderno e molto usato adesso. Ma le storie, si sa, possono cominciare e possono finire. È quel che succede anche nel mondo latino. Di queste storie possibili ne abbiamo scelte qui due. Una che ci dimostra quanto possa essere paradossale l'amore, che è tutto tranne che razionale, un sentimento. Può essere paradossale e definito. L'altra che ci dimostra qualcosa che Socrate aveva intuito, e cioè quanto l'amore ci renda fragili, quanto l'amore ci renda indifesi. Perché? Perché amare vuol dire aver bisogno dell'altro, e l'altro può esserci o può anche fuggire. È quel che succede a Didone, la triste regina di Cartagine. Penso che il racconto dell'Eneide, che almeno lo ricordiamo tutti, comunque per chi non lo ricordasse, Didone è una regina cartaginese la quale accoglie a corte profugo Enea. Enea, il quale dopo intreccia con lei una breve, brevissima storia d'amore, e poi l'abbandona perché ha una missione da compiere, ed è fondare Roma, è la città futura, è la missione che gli è stata assegnata dagli dèi, e questo è quanto ci dice Virgilio e quanto abbiamo studiato a scuola. Però, se questo è dal punto di vista di quel mito di fondazione della città che è l'Eneide, altro può essere il punto di vista della fanciulla abbandonata che è Didone. Ecco, adesso leggiamo e sentiamo il punto di vista di Didone. Ve lo legge Livia e Sandra. Ve lo leggono Livia e Sandra. Non era che un altro, Enea, quando era giunto alla sua terra, con un pugno d'uomini spauriti, che volevano sperare e non usare. E lui, Enea, le era apparso bello di fama e di sventura. Un eroe infelice, provato da una sorte tenacemente avversa. Nella regina si era improvvisamente risvegliata la donna, che aveva ceduto alla metà e forse alla malia della letteratura, a
il suo fascino sottile e imperioso. Aveva accolto in Africa, li aveva rifocillati e aveva pregato l'eroe di narrare. Lui aveva obbedito nella notte colma di stelle. Aveva narrato la furia dell'incendio, l'inganno tragico di Simone, la fuga tra le fiamme, l'orrore della fine di Laocoonte, il sacerdote ucciso con i suoi figli dai serpenti venuti dal mare. Tutta la notte era durato il racconto, ma il tempo era sembrato breve, più esiguo dell'esile faccia di luna che rischiarava la notte. Didone aveva ascoltato avida quei racconti che portavano lì, tra le colonne della reggia, l'eco di fatti che già erano mito, leggenda, poesia. Narravano di rocce percosse dal getto del mare, di tetri arbusti grondanti di sangue nero, di rade, strette e misteriose città, varcate con il cuore in tumulto nel silenzio di notti senza luna. Il racconto ammaliava come un fuoco che non dà pace. Non sapeva staccarsene, non sapeva farne a meno. Quei racconti arrivavano all'anima come l'acqua alla gola dell'assetato, e non avrebbe saputo dire se la sua fosse sete di parole o sete del narratore. Poteva forse distinguere queste da quelle? Le sue parole erano lui, il suo valore, il suo coraggio, la sua nobiltà, che scuotevano il cuore con l'impazienza ardente di una febbre a cui non osava dare un nome. Aveva cercato Anna, la sorella, e le aveva confidato tutto, il turbamento, lo smarrimento, il desiderio. Certo, protestando e mutato il suo amore per Sichero. Ma Anna era donna e aveva capito tutto, il detto e soprattutto il non detto. E a quello aveva risposto, dando esca al fuoco. Così aveva abbattuto facilmente le barriere di un pudore che non aspettava che di essere infranto. E dalla scintilla del turbamento aveva tratto l'incendio rovinoso della passione. Didone ricordava bene quel giorno. C'era in programma una battuta di caccia e la giornata si annunciava radiosa. Lei aveva intonato le vesti alla bellezza del giorno e sulla tunica, tessuta dalle abili mani delle tessitrici di Sidone, aveva annodato con insolita cura un mantello purpureo, stretto da una fibbia d'oro che catturava, rifrangendolo, tutti i raggi del sole. L'acconciatura, raccolta sulla nuca, esaltava la purezza del profilo. L'oro della faretra, posata sulla spalla, ne esaltava la grazia. Tutto sembrava promettere una giornata perfetta, felice come da tempo non accadeva. Didone, accantonati i rimorsi, era tornata a quel che era, una giovane donna assetata d'amore. Al fianco di Enea si era inerpicata sui fianchi della montagna, là dove la roccia si faceva più alta e il verde dei prati cedeva il passo al loro fulgo degli arbusti. Le voci dei compagni arrivavano sempre più lontane, mentre polverose mandrie di cervi attraversavano in corsa la pianura. Poi, ad un tratto, sospinta dal vento che sibilava tra la macchia, una folta nuvolaglia scura aveva coperto il cielo, bassa sulla linea dell'orizzonte. Il solo crepitio del tuono non aveva fatto in tempo ad annunciare il temporale che grosse gocce di pioggia già tambureggiavano sulle foglie della boscaglia, ingrossavano l'acqua dei torrenti, trasformavano in fanghiglia la pianura. Pochi minuti di grandine, pesante e fitta, erano bastati a gelare l'acqua che le vesti, madide di pioggia, rendevano insopportabile. Si erano aperti un varco tra le raffiche dell'uragano, lei ed Enea. Una grotta buia aveva offerto un riparo di fortuna.
fuori non era che cielo, riverso sul grembo della terra. Il canto della pioggia era stato l'ore veneno. Di dove si riscosse, trafitta da una dolorosa chiarezza. L'imeneo era il canto di nozze con cui si festeggiavano gli sposi e le loro promesse, ma nessuno l'aveva intonato per loro. Accecata dal bisogno d'amore, aveva scambiato l'abbandono di un momento per un pegno di eternità, tanto da credere d'aver sentito un coro di ninfe che intonassero per lei sulla cima del monte il loro canto nuziale. Ma non era che la canzone della pioggia quella che aveva sentito, e la sua non era stata che l'eterna illusione in cui tante erano cadute prima di lei. Arianna, Medea, Europa, tutte le giovani donne abbandonate di cui era prodigo il mito. Le sentì improvvisamente sorelle, sorelle di dolore e di illusione, tutte tradite da un'insensibilità maschile che nell'amore inseguiva solo il piacere, breve, violento, senza memoria e senza storia. Qualcuna ne aveva avuto in premio un figlio, una discendenza in cui ritrovare il nome, la voce, i tratti di un sogno svanito. Lei neppure questo avrebbe avuto, neppure un figlio in cui ritrovare l'ombra, almeno, di ciò che era stato. Abbandoniamo con l'italiano, restiamo nel mondo latino, il risultato. Rimaniamo nel mondo latino e incontriamo un secondo personaggio che molti ricorderanno per averlo studiato sui banchi di scuola, sicuramente il mio ex alunno, è Flavio, che ho ritrovato qui dopo tanti anni. Il personaggio è Lesbia. Lesbia, lo ricordiamo, è la fanciulla amata da Catullo, ma è un personaggio del quale non si sa quasi nulla, se non il fatto che è stata amata da Catullo. In realtà è un personaggio molto curioso. Ai tempi suoi, a volerla catalogare, sistematizzare in termini moderni, sarebbe quello che oggi si direbbe una bad girl, o una bella senza anima, se volete. Insomma, un personaggio, una bellissima, che amava il bel mondo e la bella vita e le frivolezze, il lusso e il potere. E, però, in un mondo come quello romano, ad una donna, beh, il potere lo conosceva bene, apparteneva a una famiglia nobilissima, la gens Appia, dalla quale discendeva da Appio Claudio il censore, quello che aveva fatto costruire la via Appia. Con questa modesta motivazione, questa via si deve costruire perché Roma abbia una strada degna del suo nome. Quindi, vedete, era una famiglia abituata a pensare molto grande, la famiglia di Lesbi. Però ad una donna non era concesso altro potere se non quello della seduzione, ma quell'unico potere di cui poteva disporre, Lesbi sapeva esercitarlo con arte sopraffina. Alimentava con arte sapiente il gossip dell'epoca, era sulla bocca di tutti, tutti la conoscevano, abitava nel quartiere più esclusivo di Roma, il Palatino, sarebbe come dire oggi abitava in via Condotti, e vantava un carnet di amanti, corteggiatori e spasimanti rigorosamente bipartisan, da Cesare a Pompeo. Tradotto in termini modesti, da destra a sinistra, senza dimenticare il centro, per par condicio. Fra i suoi innamorati ci fu appunto Catullo, il quale però per Lesbia fu poco più che un flirt, fu un amore passeggero che forse lusingò, questo sì, perché all'epoca del primo incontro Lesbia aveva 30 anni e lui ne aveva 20. Ed era uno squattrinato, no, era un poeta bohemien, non squattrinato perché anzi apparteneva non a una famiglia molto aristocratica, ma a una famiglia di buona aristocrazia provinciale, con villa sul lago di Garda, dove i due si incontrarono per la prima volta. Amò mai qualcuno Lesbia?
Cicerone, che quando vuole, sa essere un pettegolo di primissima categoria, l'epistolario di Cicerone è una lettura deliziosa proprio per il gossip, proprio per il pettegolezzo, all'arte del pettegolezzo, insinua che Lesbia nella sua vita abbia amato un uomo solo, il fratello. Lui lo insinua volendo insinuare l'incesto, ovviamente, perché aveva molti privati motivi di risentimento nei confronti di Lesbia, ma una parte di verità c'è nel pettegolezzo di Cicerone ed è questo, che Lesbia apparteneva, come vi ho detto, ad una famiglia estremamente aristocratica, ma aveva un fratello, tale Claudio, il quale, pur di nobile famiglia, era tuttavia, come a volte succede, un ragazzo, piuttosto dissoluto, che coltivava amicizie ambigue, a volte temerarie, ed era fermamente deciso a far politica e a far carriera. A Roma, per un giovane di buona famiglia, la via della carriera era una sola, ed era quella della politica. Claudio decise di partire dal gradino più basso, il tribunato della plebe. Però, è ovvio, uno di sangue blu, come lui, non poteva fare il tribuno della plebe, cioè del popolo, però l'escamotage c'era a Roma. A Roma si poteva rinunciare volendo al patriziato, come adottando un plebeo, ed è quel che Claudio fece. Per potersi candidare al tribuno della plebe, rinunciò al patriziato. E Lesbia, che amava il bel mondo, che amava il lusso, che amava la voluttà, che amava essere corteggiata, che amava trionfare nei salotti, fosse vissuta oggi sarebbe nei salotti televisivi di mezzo mondo, ecco, prese una decisione molto coraggiosa, decise a sua volta di rinunciare al patriziato e così rinunciò al nome di famiglia, la famiglia era la famiglia Claudia, rinunciò al nome di Claudia a favore della versione più popolare del nome, diventò Claudia. Versione popolare del nome Claudia. Però mi direte voi, abbiamo cominciato con Lesbia e Lesbia dov'è? È lei, che si chiamava Claudia, diventò Claudia per amore del fratello e poi diventò Lesbia. Come diventò Lesbia? Ecco, questo ce lo racconta Enrico. Lesbia, la bella senza anima. Al tempo del primo incontro, lei, 33enne, aveva la sontuosa bellezza del fiore nel colmo dell'estate. Lui, Catullo, 23enne, era un poeta giovane, scanzonato e allegramente boemiano. La famiglia di buona aristocrazia provinciale con Villa Sirmione sul lago di Garda consentiva ozi beati da giovani signori ed una mondanità brillante. Nell'anno del consolato, il 62 a.C., giunse ospite della villa sul lago il proconsole della Cisalpina, Quinto Metello Celere, con la moglie Claudia, forse già Claudia, Lesbia non ancora. Ma possiamo credere che lo divenne lì, in riva al lago dalle sponde lidie. Lo racconta lui, Catullo, nel Carme 51, che fu la sua dichiarazione. Vi prese a prestito i versi di Saffo, in una traduzione che si apre come una quinta di teatro. In scena è lei sola, Lesbia, la divina simile a una dea, anzi, più bella ancora. Sentiamo il brivido degli incontri fatali. Nei versi c'è come una trasognata dolcezza, un indefinito desiderio che non è di possesso, è di prossimità, di vicinanza, di ascolto, vedere, sentire. Fu subito passione, ma una passione asimmetrica, a ruoli invertiti.
lui a volere l'amore eterno, lei il divertimento e l'avventura. Ci furono momenti radiosi, giorni belli più di un sogno, vissuti a passo di danza. Era il segreto della sua bellezza, quella luce che nessun'altra aveva, neanche le bellissime dell'urbe, quella grazia, capace di giocare con un passero, di volergli bene, di vezzeggiarlo addirittura quando entrava ignaro dalle ampie finestre del palazzo, da cui non si vedeva più il cielo. Lei, in quei momenti, tornava bambina, era indifesa, innocente, e lui si sentiva padre, fratello, amante, innamorato. Capì allora che amare e voler bene sono sentimenti diversi che possono convivere, anche ignorandosi a vicenda, in uno stesso cuore. Ma la musica cambiò presto. L'amore per Catullo fu un sentimento totalizzante, vissuto come una forma di assoluto, un privilegio concesso in sorte a pochi mortali. Ma ebbe il torto di dirlo o di lasciarlo intuire. Così, agli occhi di lei, divenne noioso, petulante e querulo, come un marito geloso, con la differenza però che il marito, quello vero, ebbe il buon gusto di passare presto a miglior vita, lasciando lei libera di spumeggiare nel bel mondo. Catullo invece reagì come reagiscono gli innamorati, parlò di fedeltà, di promesse, con una disarmata sincerità che probabilmente irritò più di quanto lusingasse. Poi esplose in ripicche da taverna, tentò il fair play amaro. Le promesse delle donne scritte sul vento e sull'acqua e l'autoillusione dei disperati. E mi insulta, mi ingioia, mi diffama. Perché? Perché mi ama. Quando trovò il coraggio di guardarsi dentro, da quell'insensatezza che sfidava ogni logica, nacque un capolavoro in due versi, in cui il paradosso che era al fondo di quell'amore trovò la forma che l'avrebbe consegnato all'eternità. Odi et amo. Odio e amo. Forse mi chiederai come sia possibile, non so, ma è proprio così e mi tormento. Ma Lesbia non capì, né si chiede. Perché mi ama, più paradossale di così, non si può. Bene, allora, visto quanto possa essere paradossale l'amore, adesso cambiamo a tutt'altro mondo, adesso davvero abbandoniamo il mondo latino ed entriamo nel mondo cristiano. Il mondo cristiano è popolato di grandi santi che hanno costruito la storia del cristianesimo e quindi la storia dell'Europa, perché la storia dell'Europa è tutta permeata dal cristianesimo. Basta andare a visitare qualsiasi città europea, oltre che italiana, la prima cosa che si vanno a vedere che cosa sono? Le chiese. Le chiese perché fanno parte dell'architettura urbana, fanno parte della storia urbana, è perché l'arte europea è in grandissima parte anche arte religiosa, quindi il cristianesimo è sicuramente una delle anime fondamentali della cultura europea.
E poi va detto che questi grandi santi non siamo abituati a pensarli come esseri perfetti, chiusi però in questo cielo astratto della perfezione, troppo lontani da noi per essere comprensibili a noi. È un errore. È un errore perché se invece questi grandi santi li si studia dal punto di vista storico e umano, si rivelano personaggi eccezionali. Personaggi di immensa cultura, di grandissimo intelletto, spesso di straordinaria tempra fisica e con degli aspetti umani, molto umani, direbbe Socrate, direbbe Nietzsche, che ce li rendono profondamente vicini, al contrario di quanto possiamo pensare. Quando la scelta era ardua, noi ne abbiamo scelti un paio. Il primo è San Paolo. San Paolo è un personaggio eccezionale. A partire dal fatto che si autodefinì apostolo, perché gli apostoli erano 12, ma lui è il 13esimo, è il 13esimo per autoelezione. Era una tempra fisica eccezionale, viaggiava sempre e solo a piedi, dalla Palestina a Gerusalemme, da Atene a Roma, a Corinto, a Tessalonica, tutte le città che sentiamo nominare, alla Galazia, tutte le città che sentiamo nominare a messa, in tutte le messe è prevista una lettura di San Paolo, una lettura del Vangelo. In tutti quei luoghi di cui sentiamo parlare a messa, li percorse rigorosamente a piedi. San Paolo aveva veramente la tempra fisica del legionario e fu un legionario, però dello spirito. Qualcuno lo considera l'architetto del cristianesimo e forse in parte vero, nel senso che fu San Paolo che con questa, come dire, incessante attività di viaggio trasformò quella che era una religione che aveva trovato vita fra Gerusalemme e Nazareth in quella che è diventata poi la religione dell'Occidente, la religione dell'Europa. È capace di affermazioni molto precise, molto lapidarie. Chi non ha voglia di lavorare non mangi, per dire, dice lui in una delle lettere. E dà il buon esempio anche, non è di quei predicatori che si limitano a dire partite voi. No, San Paolo dà il buon esempio e come? Per esempio, l'attività di predicatore itinerante, cioè di predicatore che viaggia di città in città, all'epoca era considerata una professione e come tale veniva retribuita, ma San Paolo non ha mai accettato retribuzioni per questo. Veniva da Tarso e Tarso, dove fra l'altro approdò Cleopatra quando incontrò Antonio, Tarso era una città della Cilicia che andava famosa per la tessitura di tende e lui lì aveva imparato il mestiere. Ora, pur avendo studiato nelle migliori scuole di Gerusalemme, pur avendo avuto i migliori maestri di Gerusalemme, pur parlando perfettamente tre lingue e le parla alla perfezione, ve l'assicuro, latino, greco e aramaico, li domina alla perfezione, ciò nonostante ci tiene a campare vivendo del proprio lavoro, e cioè facendo il tessitore di tende. E c'è un altro aspetto, che la cultura di San Paolo è sterminata, è coltissimo perché ha frequentato la scuola di Gamaliele, è come dire che ha studiato a Yale, dovessimo fare un paragone con oggi, sarebbe come dire che ha studiato a Yale o a Princeton, che è stato allievo di Fermi, ecco. Però pur avendo questa sterminata cultura e questa sicurezza di lingue, tuttavia a San Paolo dobbiamo un'idea che è la più umana che ci sia, e cioè la consapevolezza che se di amore possiamo parlare, l'amore è uno stile del cuore. Il senso dell'amore non è nei gesti, nelle liturgie, negli anniversari ricordati o dimenticati. L'autenticità dell'amore è nella disposizione del cuore, e in questo sente che è la grande novità del cristianesimo. La grande novità del cristianesimo è l'avere introdotto nell'ambito delle religioni antiche l'idea che la verità
della religione, la verità dello spirito, la verità del sentimento è nello stile e nella disposizione del cuore. Adesso ci parlano, ci leggono anzi un pezzo, un brano da Paolo di Tarso, Enrico e Sandra. San Paolo. La sua, più che una conversione, è stata una rivelazione, una sorta di luce tanto abbagliante da accecare, non solo per metafora. Era stata una cecità vera la sua, durata 3 giorni, da cui era nata una consapevolezza bruciante più del fuoco. Quella d'essere, da allora fino all'ultimo dei suoi giorni, un apostolo, un inviato, secondo la trasparente etimologia della parola, investito direttamente da Dio di una missione immensa, trasmettere alle genti la parola la cui rivelazione ha fatto di lui Paolo, un uomo nuovo. Quella di predicatore itinerante all'epoca è un'attività ufficiale, riconosciuta. Riceverne un compenso è prassi normale per tutti, ma non per Paolo. Nelle lettere che invia alle comunità di fedeli sorte da Corinto a Tessalonica, da Antiochia ad Efeso, lo ribadisce senza sosta, con orgoglio e fierezza. Non accetta compensi perché la sua predicazione non è un mestiere né una professione. È un bisogno interiore, una forma d'amore che ha la gratuità silenziosa, tenace e irremovibile. Chi ama non può non parlare di ciò che ama. E Paolo ama Cristo di un amore ardente. Sa, sente che il suo messaggio è troppo straordinario, troppo definitivo per circoscriverlo ai confini esigui della comunità ebraica. Scrivendo ai fedeli di Galazia, nel cuore dell'Anatolia, strappa di mano lo stilo allo scriba per scrivere di suo pugno a grossi caratteri la sua impetuosa verità. Non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. È la rivelazione semplice e sublime di Gesù. L'esteriorità è nulla, il cuore è tutto. Come sempre nell'amore, la verità non è nella meccanica dei gesti né nella grammatica stanca delle consuetudini, è nello spirito, nel sentimento che dà vita e significato ai gesti, alle azioni, alle parole. La sua teologia è una sfida orgogliosa, visionaria e immensa, tutta percorsa da un'ansia di resurrezione di cui la figura di Gesù è il centro e il vertice, la promessa e la certezza. Il pensiero procede per associazioni, balzi, accensioni tanto vertiginose da rischiare l'oscurità, come annotava non senza qualche prudente cautela l'Apostolo Pietro. Ma segna l'alba di una spiritualità cristiana che trova il proprio centro nello stile del cuore, nella disposizione dello spirito, nell'accento interiore che dà il là all'essere individuale, perché la lettera uccide, lo spirito vivifica. In catene da Gerusalemme a Roma, vecchio per sua missione, ancora si impone con la forza di un'eloquenza che non si nutre di retorica. Agli ebrei
che gli fanno visita a Roma. Sordi ancora la parola di Gesù, parla con l'energia visionaria di Isaia. Udrete con gli orecchi e non capirete. Guarderete con gli occhi e non vedrete. La verità di Paolo non si coglie coi sensi. È un prima e un oltre che ha sede nel cuore, senza il quale tutta la sapienza del mondo non è che un suono stridulo di bronzo. Che viene fatta dopo la traduzione del 70 ed è quella che, approvata dal Concilio di Trento nel 1500, diventò la base di tutte le traduzioni della Bibbia nelle lingue moderne, nelle lingue europee, compresa la famosissima Old Bible di Re Giacomo. Quindi San Gerolamo è il grande traduttore che ha unificato le traduzioni. Voi direte, non è così importante, sì lo è. Sì lo è, perché prima di questa traduzione giravano traduzioni molto approssimative e una parola approssimative estemporanee, e il fatto di fede, una parola anziché un'altra può cambiare radicalmente il significato, per cui la traduzione è fondamentale. Chi era San Gerolamo? Allora, San Gerolamo era nato a Stridone, l'attuale Dalmazia. Nel suo paese parlava più o meno come Giacomo Leopardi di Recanati, era un altro natio borgo selvaggio. Ma la frase, ricordando Sidone, raccontava: sì, da quelle parti più sei ricco e più ti considerano. Ecco, c'è già tutto il carattere di San Gerolamo. Ciò detto, nasce in provincia, quindi in Dalmazia, e dopo, come tutti i giovani di buona famiglia, un giovane di buona famiglia aristocratica, va a studiare a Roma. Anche lui a Roma frequenta i migliori maestri dell'epoca, a partire da Elio Vittorino, che era il grammatico, sì, più in di tutta, non solo di tutta la città, ma di tutto l'impero, e al tempo l'impero romano era grande più o meno come l'Europa di adesso. Anzi, era anche un po' più grande, perché includeva anche un eco d'Africa, quindi il maestro più famoso d'Europa non era poco. E con la guida di questi maestri che conosce a Roma si innamora dei classici e soprattutto si innamora dello stile classico, della parola bella, che è sostanza più che veste del pensiero, perché un pensiero espresso male può essere il più sublime possibile, ma se è detto male sembrerà scialbo, sembrerà opaco, non convincerà. Invece un pensiero detto con la parola perfetta risulterà un pensiero brillante che si incide nell'anima, che si ricorda. E lui scopre questa straordinaria dote della lingua latina, che è la capacità della definizione perfetta, lapidaria, che non si dimentica. Un esempio di beni, vidi, vici. Beni, sono venuto, ho visto e ho vinto. L'ho sentito ripetere, sapete da chi? Da una miss italiana, non mi ricordo più di che anno fosse,
che richiesta di dire la solita frasetta di circostanza che si chiede di dire, disse bene vidi vici, e riuscì a colpire ancora, per dire che il latino riesce, cioè, ha una forza, ha un'icasticità e una capacità di sintesi che colpiscono ancora, che si ricordano ancora. Comunque, si innamora dei classici e della perfetta espressione classica. E viene battezzato, all'epoca si veniva battezzati a 20 anni, dopo un catecumenato molto esigente. E scopre in qualche modo il cristianesimo, veniva già da una famiglia cristiana, però quel periodo di approfondimento che era il catecumenato, era come un baccalaureato, qualcosa del genere, tradotto in termini moderni, scopre, si innamora del cristianesimo, ma se ne innamora tanto da sentire attentissimo il bisogno di andare alla fonte. Cosa vuol dire di andare alla fonte? Vuol dire questo, che le traduzioni che lui poteva leggere, anche lui era un romano e quindi era perfettamente bilingue, dominava perfettamente greco e latino, come tutti i romani di buona famiglia. Però non gli basta, perché le sacre scritture, la Bibbia e i Vangeli, non sono nati in greco e non sono nati in latino, sono nati in aramaico. E lui sente che la lingua, la traduzione, è in qualche modo un velo o uno schermo tra lui e il suo Dio. Sente bisogno di infrangere quello schermo, che è una traduzione spesso approssimativa. Sente il bisogno di andare alla fonte. E allora cosa fa? Abbandona tutto. Abbandona una vita agiata, quella dello studente di buona famiglia a Roma, un'amicizia molto influente, quella di Papa Damaso, il quale è il Papa, il quale trasforma la Roma dei Cesari nella Roma dei Papi. Fa delle tombe dei martiri i monumenti della religione nuova, veramente cambia la faccia di Roma. Papa Damaso, molto intelligente, molto lungimirante, ha molto amore per quel ragazzo in cui intuisce un talento eccezionale e anche una resistenza fisica eccezionale. Ma lui abbandona tutto e dove va? Si rifugia per 2 anni nel deserto, il deserto siriaco, a Calcide, al confine nord della Siria. E lì ci resta per 2 anni, vivendo in una tenda sul deserto. All'inizio è durissima. È durissima perché è difficile vivere in una tenda affacciata sul deserto. Poi non gli piace l'ambiente, intorno a lui ci sono un sacco di anacoreti e di eremiti, i quali conducono una vita, insomma, con delle manifestazioni di religiosità esasperata, separati dal mondo, spesso pettegoli perché erano pochi, quindi il pettegolezzo correva alla grande. E non gli piacciono, non lega, insomma, con il vicinato, tra virgolette. E oltre a ciò, non gli piace la lingua, e questo è quasi una tragedia all'inizio, perché è andato lì per studiarla la lingua, e non gli piace l'aramaico, ma ha anche ragione, perché l'aramaico antico, un po' come il fenicio antico, è come molte lingue orientali moderne, le quali non hanno se non pochissime vocali, hanno quasi tutte consonanti, b, g, d, così, con tante gutturali, k, g, suoni durissimi, tante aspirate, così. E quindi inizialmente questo l'impatto con questa lingua che è andato lì per studiare, che è la lingua di Dio, è terribile. Poi, come succede sempre con le lingue nuove che si studiano, piano piano entra nello spirito della lingua, piano piano la capisce, ne scopre la bellezza. Ed è un amore travolgente, da cui torna cambiato. Torna cambiato e potrà vantare a Roma di essere il solo, o quasi il solo, che conosce tutte e tre le lingue. Ne approfitterà Papa Damaso, che gli suggerisce, che gli affida il compito più importante della sua vita. San Gerolamo lavora tantissimo, perché non fa solo il traduttore, San Gerolamo fa anche, come dire, il sacerdote,
Quindi segue le anime, colloquia con le persone, soccorre gli afflitti, soccorre gli ammalati, insomma si dedica a tutte le opere di misericordia previste dal cristianesimo e si dedica anche alle opere di culto quando scrive di notte. Dorme 2 ore per notte o giù di lì. Ma durante queste ore notturne che dedica ad uno studio matto e disperatissimo, corona 2 capolavori, che sono la traduzione dal latino dei Vangeli e la traduzione della Bibbia dopo la traduzione dei 70. Inizialmente viene accolto malissimo, perché questa traduzione dei 70, che era la traduzione latina della Bibbia che andava per la maggiore, veniva detta dei 70 perché narrava la leggenda che 70 pii traduttori, ognuno chiuso in una cella separata, si fossero messi all'opera per tradurre la Bibbia, ognuno lavorando per conto suo, e che passato il tempo stabilito, quei 70 traduttori si fossero ritrovati, avendo lavorato ognuno per conto suo nella sua cella, e avessero confrontato le traduzioni che erano risultate miracolosamente identiche. Che cos'era un miracolo? Ovviamente è una leggenda, però questa traduzione dei 70, come dire, intanto era quella usata dagli evangelisti e poi aveva questa fama di traduzione miracolosa, un miracolo dettata direttamente da Dio. Figurarsi come accorsero inizialmente San Geronimo, che osava, come dire, contrapporre una traduzione a una miracolosa, era un'eresia, una blasfemia. Inizialmente fu tradotto malissimo, si fece un sacco di nemici, già ne aveva molti perché era molto brillante, bravissimo, intelligentissimo, ed ebbe in sorte il destino dei bravissimi di essere invidiati e quindi calunniati. Ma ciò nonostante, malgrado queste resistenze iniziali, la traduzione di San Gerolamo della Vulgata è un capolavoro. È un capolavoro di musicalità ed è un capolavoro di finezza, di intuito, e lì capiamo veramente che cos'è per Gerolamo la traduzione e perché, capirete anche, abbiamo chiuso questa carrellata sull'amore come un traduttore, perché ciò che costruisce la bellezza, la profondità, il vigore e l'eleganza nella traduzione di San Gerolamo è ancora una volta l'amore. L'amore per che cosa? L'amore per il testo e l'amore per Dio. Dall'amore per il testo e dall'amore per Dio è nata la teoria della traduzione di San Gerolamo. Adesso di San Gerolamo vi leggerà Stefano. Dagli autori latini aveva imparato l'amore per la bellezza, per la misura esatta di un bel viso che è armonia, ritmo, forma. Ma era stata una rivelazione che sentiva in contrasto con l'altra rivelazione, quella cristiana. Lì era la bellezza, qui la verità. E l'anima aveva bisogno di entrambe. Cicò cercò risposte ed esperienze. Abbandonò tutto, amici, famiglia, gli agi della vita aristocratica, per la solitudine del deserto siriaco. Lì, solo con se stesso, avrebbe cercato la propria verità. I suoi classici greco-latini sono sempre con lui, tramano la lingua della sua prosa e quella del suo intelletto. Le scritture alimentano la sua anima, ma avverte presto, urgente, il bisogno spirituale di andare oltre. Sente che deve risalire alla fonte, oltre le trascrizioni greco-latine che usa d'abitudine, ed intraprende lo studio dell'ebraico. Non è facile, i suoni culturali e stridoli di quella lingua sconosciuta feriscono l'orecchio, abituato alla musicale sonorità del latino. Ma quando riesce a farli suoi, rivelano una luce che abbaglia, è come un paziente scrostare, un risalire alla purezza della parola originaria. Ma i monaci intorno a lui si affannano in sottigliezze dottrinali che non lo toccano, peggio, lo irritano. Parlando del furore ariano che impazza in quella terra di eremiti, non sa tenere a freno il suo disprezzo per quelli che, nelle lettere, diventano presto i barbari confini della Siria. Nel giro
breve di un paio d'anni di esperienza dell'erba nell'intimo del suo spirito è compiuta. L'abbandono infatti alla volta degli anni 80 del 300 dopo Cristo per iniziare un'attività di traduttore che ha qualcosa di febbrile. La sua filologia è inappuntabile. Nessuno a Roma può vantare una conoscenza della lingua ebraica puntuale quanto la sua. Papa Damaso è ammirato e decide di affidargli un compito delicatissimo, una traduzione latina dei Vangeli, dei quali girano versioni latine tra loro discordanti, a volte contrarie. La morte di Papa Damaso nel dicembre del 384 catalizza una decisione già presa. Tornerà ai luoghi della parola e il suo viaggio sarà, ancora, un paziente risalire alla fronte, al principio del verbo. Tradurre da tradere, consegnare. Gerolamo sa che una traduzione è un ponte teso tra due lingue, due storie, due civiltà. Impone un lavoro paziente e infinita umiltà. Chi traduce deve annullare se stesso, illuminare, scomparendo nell'ombra, con infinito amore, perché tradurre non è che questo, un gesto d'amore. Quando si spegne nel settembre del 419, lui che di tante figure care aveva conservato la memoria, non trova una penna amica che parli di lui. Non resta nella sua tomba che un'iscrizione scarna, incisa in boccatura della grotta della Natività, dove ha voluto essere sepolto, accanto a Paolo, per poter risorgere entrambi là dove lui era nato. Alla fine del nostro viaggio, la meta è vicina, tocca a Dante. Ecco. Nemo profeta in patria. Anche a Dante toccò in sorte il destino di coloro a cui non la contemporaneità ma il futuro si incaricò di rendere giustizia. Non erano tempi adatti a capire la commossa e visionaria prospettiva di Dante, che nel convivio parlava del volgare come di un sole nuovo, lo quale sorgerà laddove l'usato tramonterà. Giunsero tempi più adatti a capirlo, proprio quando la prospettiva da vicina si fece lontana, tra l'Ottocento e il Novecento. Il tempo della crisi, della psicanalisi, delle avanguardie, delle due guerre. Proprio dopo che Nietzsche ebbe proclamato la morte di Dio, e tutto, anche le parole fondamentali, io, Dio, padre, madre, felicità, libertà, sembrò sgretolarsi in una sconnessa miriade di piani. Proprio allora la cultura scoprì Dante, la cui eco risuona, per non citare che pochi nomi, tra Eliot e Beckett, tra Montale, Levi e molti altri. Ricordando a ciascuno che cosa significa essere uomini, che la libertà è un dono rischioso e va meritato ogni giorno, che il paradiso può essere qui ed ora, che l'inferno si annida ovunque, che bastano un gesto o una lacrima a salvare la vita, che l'indicibile parla con la voce della poesia e la poesia parla con la voce di noi uomini, che tutti siamo storia
e apparteniamo alla storia, ma non tutto finisce con la storia, che possiamo subirla o tentare di modificarla, magari scrivendo, oppure leggendo quello straordinario romanzo d'iniziazione e d'avventura che Dante chiamò in tutta umiltà semplicemente commedia. Grazie, abbiamo finito il nostro viaggio. Se qualcuno vuole fare delle domande può farle, e se vuole, prego. Del pettegolo, ma insomma lo era anche un sublime avvocato, però era anche un gran pettegolo. Allora, qualcuno insinua, e a leggere bene fra le righe, insomma, qualche lampo, qualcuno insinua che lui per lesbia una cotta se la fosse presa, però infelicemente come Catullo. Ma questa è un'ipotesi. La realtà invece, quella documentabile, è la seguente, che uno degli amanti di Clodia, uno dei tanti, era stato quel tale Celio, che fu difeso da Cicerone nella Procelio. Lei se la ricorderà, fra le orazioni di Cicerone c'è la Procelio con cui difendeva questo personaggio che lei aveva trascinato in tribunale, con un'accusa degna di un romanzo da capo di cappa e spada. L'aveva trascinato in tribunale accusandolo di infedeltà, proprio lei, che di infedeltà era una maestra, di averle sottratto dei preziosi gioielli di famiglia. E andò naturalmente che la bella contava, la bella lesbia, contava su che cosa? Sulla clemenza dei giudici, e contava anche sul potere della seduzione. Si sapeva di giudici che erano tutt'altro che insensibili alle capacità di seduzione di lesbia. Ma quella volta invece l'oratoria di Cicerone ebbe da meglio. Lesbia perse il processo, Celio andò assolto e lei uscì da quel processo definitivamente di scena, perché ne uscì con le ossa rotte, perse su tutta la linea, le fece fare una figura bambina, le ritorse contro tutte le accuse, per cui la seppellì davvero. Lei uscì di scena e da quel giorno si dedicò, chi l'avrebbe mai detto, a una giudiziosa amministrazione domestica. Sì, davvero. E poi ci fu addirittura chi disse che tutto quel polverone del processo fosse stato solo una speculazione edilizia, cioè che si volesse screditare la terra, la zona dove sorgeva la villa di Lesbia, che Cicerone tentò di comprare in effetti poi, per cui nacque anche questo romanzo nel romanzo. E, Tornando alla sua domanda, che quali ragioni personali aveva Cicerone? Cicerone aveva di personale questo, che quando Cicerone aveva condannato a morte i Catilinari, cioè i seguaci della congiura di Catilina, il fratello di Lesbia, quel tal Clodio, aveva emanato una legge perfidamente retroattiva.
la quale condannava tutti coloro i quali, cioè condannava all'esilio tutti coloro i quali avessero mandato a morte un cittadino romano. E Cicerone aveva fatto esattamente questo, la legge era squisitamente ad personam, l'avevano fatta su misura per lui, per Cicerone. Qui Cicerone partì in esilio, si aspettava di essere acclamato come padre della patria e invece dovette sgattaiolarsene in esilio a causa di questa legge emanata dal fratello di Lesbia, da Claudio, e per questo se l'era legata, per questo la detestava. Sì, 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 quello, assolutamente quello. Scusa, non ho capito. Sì, 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 sì. Sì, sì, quella che si trova nelle persone che si traducono nei compiti in classe, è quello, è quello. E Antico doveva avere una pazienza stratosferica per svilupparsi in tutte le lamentele di Cicerone, che quando aveva bisogno di una spalla per piangere trovava la spalla di Antico. Sì, è una sì, 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 beh. In qualche modo sì. Quindi lo riabilitiamo. D'accordo. D'accordo. E poi l'altro problema, lei dice che Paolo andava sempre a piedi. Sì. Però quando ha avuto il bagliore. Era a cavallo. Giusto? Era a cavallo, c'è il dipinto di Caravaggio, lui che cade da cavallo. Sì. Però non era ancora Paolo, era ancora Saulo. Quindi c'era un prima a cavallo e un dopo a piedi. Sì. Sì, se vogliamo sì, nel senso che quando andava a cavallo Saulo era, come dire, un ufficiale romano di pattuglia contro i cristiani. Tanto è vero che lui lo dice, anche lui lo racconta nelle lettere. Dopodiché però, dopo la famosa conversione che è stata immortalata da Caravaggio con San Paolo che cade da cavallo, cambia assolutamente vita, comincia una stagione nuova. Dopo, quando ho detto che va sempre a piedi, non volevo dire proprio al 100%, magari qualche volta gli sarà capitato di salire su un carro o su una carrozza o su una biga, però sta di fatto che d'abitudine lui andava a piedi e questo immaginava chilometri e chilometri e chilometri, e l'ho detto per sottolineare il fatto che questi santi, come dire, sono personaggi che uniscono ad una straordinaria energia intellettuale un'altrettanto straordinaria energia fisica. Comunque Caravaggio ha ragione, non mente, però neanche io. Sì. Lei ha parlato del lavoro, l'amore, il tempo, l'amore, sì. L'amore, però il problema che io ricordo, da quello che mi ricordo, mentre non università, quindi come gli universitari che venivano dal classico, non c'era una parola per l'amore in testa, c'erano tre parole, sì. Amore, non c'era un'unica parola che indicava tutti e tre insieme. Sì. E quindi, la cosa è perfettamente... Allora, se, la cosa è perfettamente vera. Non si legge quello che era all'inizio che era parlato. Va bene. Allora. Sì, 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 allora la cosa corrisponde. A Roma e in Grecia ci sono tre parole: Eros, l'amore fra l'uomo e la donna, Filia, l'amore fra gli amici. Il cristianesimo introduce una terza definizione, un terzo genere d'amore che è Agape. Agape è parola tipicamente cristiana ed indica l'amore tipicamente cristiano. Però questo non ci impedisce di parlare di amore attraverso tre mondi. No, 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 è che siccome bisognava scegliere, non si poteva parlare di tutti i personaggi, abbiamo scelto un tema, non che la parola fosse la stessa, anzi la parola si declina diversamente.
Va bene. Niente. Però no, alcuni di me potevano credere che si trattasse di un gruppo contatto di cose che non era un unico tema. Era, sì, sì, era un unico tema. Quindi è di casa, ecco, è un bellissimo libro, ci voleva l'amore in questo periodo, ce ne vuole tanto, quindi in tutte le sue declinazioni è un'epoca che veramente è una parola che dovrebbe essere tradotta in fatti, e comunque siamo felicissimi. Ringrazio tantissimo gli amici del Teatro Filosofico. E vi aspettiamo, avete visto, abbiamo un bellissimo teatro, quindi sì, insomma si presta molto ai classici. Sì. Ecco, ci sarà occasione. Benissimo. Qualche dettaglio, il libro lo trovate all'ingresso, per le firme si entra di qua e si esce di là. Va bene? Grazie mille, grazie.